Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Focus Sanità. Questa sera ci occuperemo delle malattie respiratorie croniche, grazie sostanzialmente alla presenza del primario, il professor Antonio Ponticello, direttamente dall'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano, che ci fornirà alcuni dettagli relativi appunto non soltanto all'era Covid, ma anche all'intero reparto di pneumologia. Se vogliamo fare riferimento ad alcuni dati statistici, sostanzialmente si crede che circa il 6-8% della popolazione italiana sia affetta da una serie di malattie del tratto respiratorio. Questi elementi sostanzialmente permettono anche di giustificare alcune problematiche presenti sul territorio, ma anche di evidenziare delle statistiche reali contenenti appunto problemi assolutamente comuni. Questa sera dunque con noi il professore Ponticello cercherà sostanzialmente di delineare non soltanto quello che sono state le problematiche relative all'era Covid, ma anche di delineare quelli che sono stati i successi relativi alla nascita di un nuovo reparto di pneumologia. Io do il benvenuto dunque al dottore. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie di aver accettato questo invito è una Anzi, figurati. possibilità per tutti noi e soprattutto per chi ci segue di cercare di rispondere anche a delle domande che sono sostanzialmente ignote per molti dei telespettatori. Vorrei partire sostanzialmente con una prima presentazione del reparto di pneumologia e dunque una generale descrizione delle malattie considerate più gravi dell'apparato respiratorio. Ma guardi, la pneumologia è o studio delle malattie dell'apparato respiratorio, significa assolutamente questo, cioè noi ci occupiamo di tutto quello che intacca, che ammala l'apparato respiratorio, quindi dalle alte vie respiratorie fino a quelle profonde, del cosiddetto polmone profondo. È una materia antichissima, anche perché se noi riflettiamo, siamo perché ormai è 30 anni che faccio lo pneumologo, il nostro apparato è quello maggiormente esposto all'ambiente esterno. Lo è anche, per carità, l'apparato gastroenterico, però mangiamo ogni tanto, invece respiriamo ogni secondo della nostra vita. E come purtroppo ci sta insegnando il Covid, abbiamo scarse possibilità di difesa nel rispetto di questo ambiente. Siamo quelli che quindi catturiamo, andiamo a setacciare una serie di elementi non proprio carini che sono presenti nell'atmosfera, soprattutto nell'atmosfera della cosiddetta era industrializzata, e quindi soffriamo spesso di malattie che vengono in parte proprio ad essere dovute a questo ambiente e in parte sicuramente vengono alimentate, accentuate da quello che noi respiriamo. Poi ci mettiamo un po' del nostro, predisposizione genetica, abitudini cattive. Ovviamente guardo soprattutto all'abitudine tabagica, al fumo di sigaretta, che è direttamente coinvolto in una serie di patologie che vanno dalla cosiddetta broncopneumopatia cronica ostruttiva, acronimo BPCO, che sta diventando un po' famoso, un po' conosciuto da tutti, ovviamente al cancro del polmone. Direi che essenzialmente le patologie polmonari più devastanti sono queste: il cancro del polmone, ovviamente, ma tutti poi pensano al cancro, tralasciano alcune patologie che sono veramente molto molto gravi. Mi riferisco alle interstiziopatie polmonari, che non sono frequentissime, ma sono quasi sempre mortali. E naturalmente alcune emergenze, come la tromboembolia polmonare, ad esempio, fino a queste patologie croniche che ti lasciano vivere per lungo tempo, ma sono estremamente invalidanti. La stessa BPCO e naturalmente l'asma bronchiale, nelle sue anche vecchie definizioni, allergico e non allergico. Questo è importante perché nei riferimenti poi che credo faremo al Covid, i due tipi di asma si comportano un po'
diversamente. Io direi che un moderno reparto di pneumologia deve essere in grado di contrastare tutte queste patologie, soprattutto in una terra come la nostra, dove, e lo sappiamo tutti, il riferimento all'inquinamento e ad una serie di, come la terra dei fuochi, eccetera, è molto evidente. Ripeto, questo moderno reparto di pneumologia si deve muovere in maniera agile, deve essere in grado di intervenire, ad esempio con la pneumologia interventistica, che non è solo terapeutica ma anche diagnostica. Parlavo prima dell'EBUS, cioè di questa tecnica di ecoendoscopia che permette di andare a pizzicare i linfonodi mediastinici e quindi permettere delle diagnosi di cancro del polmone o di altri tipi di cancro, una serie di cose un po' tecniche, ma ha risolto una serie di problemi. Questo prima si poteva fare solamente in mediastinoscopia, quindi con interventi anche di una certa importanza. Possiamo facilmente studiare il paziente con le apparecchiature di fisiopatologia respiratoria. Noi siamo una struttura di secondo livello, quindi non facciamo solamente gli esami semplici, come ad esempio una spirometria semplice, ma siamo in grado di effettuare esami molto più fini e quindi che non servono solamente alla diagnosi, ma sono molto utili anche al monitoraggio di queste patologie. Direi che a Caserta in questo momento abbiamo le attrezzature che ci consentono di essere assolutamente in grado di diagnosticare, monitorare, seguire tutta la patologia pneumologica che si conosce attualmente. Dunque, professore, quali sono gli step per poter identificare una malattia respiratoria? Ma mi allaccio a quello che dicevamo prima. Abbiamo una struttura molto buona per questo, degli ambulatori, delle macchine che sono molto, molto utili a questi fini. Gli step dal punto di vista scientifico sono quelli di tutta la patologia, quindi l'anamnesi, eccetera, ma direi che è il caso di dare delle informazioni un po' più utili forse a quelli che ci ascoltano. Direi che, certo, adesso qualcuno mi dirà non è proprio così facile accedere, però siamo in un momento di emergenza, tutti ci auguriamo che termini prima possibile. Noi abbiamo comunque fatto uno sforzo molto importante, nonostante una certa carenza non tecnologica, ma del cosiddetto capitale umano, poi credo ne parleremo. Abbiamo fatto un grosso sforzo, dicevo, per lasciare almeno la possibilità di una quota di esami strumentali e di visite mediche nel nostro ambulatorio. Mi creda, lo facciamo veramente con tanto tanto sforzo. La cosa importante, dicevo, è quando si sospetta, nasce l'esigenza di una visita specialistica, è quella sicuramente di rivolgersi prima possibile al nostro ambulatorio. Il nostro ambulatorio è di pneumologia generale, attrezzato in modo da poter identificare qualsiasi tipo di malattia. Abbiamo dei medici molto competenti, i quali sono in grado, attraverso un'anamnesi particolareggiata, di indirizzare il nostro procedimento, il nostro discorso diagnostico nei riguardi determinate malattie, e con la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, pletismografia, quindi spirometria globale, DLCO, cioè valutazione della capacità di diffusione alveolo capillare, test del cammino e altro, ad esempio appena saremo in grado, ripeto, uscendo un po' dall'emergenza, saremo in grado, perché abbiamo già l'attrezzatura, di effettuare un test cardiopolmonare da sforzo, noi saremo veramente in grado di identificare tutta la patologia polmonare. Come ne dicevo prima, siamo anche molto agili. Se nel nostro ambulatorio si ravvede la possibilità di intervenire e di procedere dal punto di vista diagnostico una broncoscopia, a volte siamo riusciti nella stessa giornata a portare il paziente in sala broncologica e ad offrirgli la possibilità di una immediata diagnosi.
Il mio intento è quello poi di far seguire a questa fase di scrematura iniziale una serie di indirizzi particolareggiati, cioè chi ha l'asma, chi ha la BPCO, chi ha l'interstiziopatia, chi ha il cancro del polmone. Il mio intento, ripeto, è quello di farli entrare in una serie di percorsi diagnostico-terapeutici che mi piace dire saranno multidisciplinari. Mi piace tantissimo, i tanti anni di università mi hanno insegnato che da soli non si va da nessuna parte ed è invece molto, molto, molto meglio cercare la collaborazione dei colleghi e quindi trovare questi percorsi e poter permettere alle persone di entrare in questi canali, di non perdere tempo, quindi di rendere sempre più efficiente la nostra struttura. Almeno questo è quello che ho sempre pensato di voler fare a Caserta e probabilmente se il Covid non ci avesse sospeso per quest'anno, sicuramente qualche cosa avremmo già avviato. Di recente istituzione è stato la ORN. Che cosa mi può dire al riguardo? Lei dice della Orne come c'è cioè la pneumologia nel. Sì, sostanzialmente la mia domanda è anche riferita all'ubicazione di questo reparto. È all'interno dell'ospedale o è una struttura a parte? No, 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 noi siamo assolutamente una unità operativa complessa della Orne di Caserta. Ne facciamo parte da sempre. Anche dal mio vecchio osservatorio federiciano ubicato al Monaldi ricordo assolutamente tanti colleghi di Caserta, anche dei cosiddetti vecchi primari che devo dire erano molto rispettati. Come le dicevo prima quando non eravamo in onda, queste walk erano separate in qualche tempo fa, quindi credo ci fosse la unità operativa di pneumologia, l'unità operativa di fisiopatologia respiratoria. Oggi sono accorpate le walk, siamo un'unica walk e mi piace moltissimo questa possibilità di avere all'interno di quello che è l'ambito della mia direzione, la possibilità di fare tutto quello che si può fare in pneumologia, quindi dalla broncologia alla fisiopatologia respiratoria, alla subintensiva, che è quello che poi stiamo facendo nel corso del Covid. È una struttura che, come le dicevo prima, vista in senso moderno, addirittura diventa estremamente utile per la ORN, perché noi non svolgiamo solamente attività per i pazienti pneumologici. Siamo molto utili per la broncologia che viene fatta in vari reparti di emergenza, terapia intensiva, medicina d'emergenza, o perché sono persone che stanno lì da un po' di tempo, hanno tosse inefficiente, formano dei tappi endobronchiali. Siamo utili alle rianimazioni, ai chirurghi perché andiamo lì per le intubazioni difficili. Facciamo una serie di cose molto utili per l'ospedale e questa è una cosa che ci fa piacere, ci fa sentire parte di questa grande azienda che è l'ospedale di Caserta. Riguardo invece l'organizzazione logistica, la dotazione tecnologica e l'organico poi a disposizione, secondo lei quale di questi elementi è funzionale ad un reparto come quello di pneumologia? Ma guardi, tutte e tre le cose sono estremamente importanti. Dal punto di vista della logistica, adesso siamo in una situazione un po' particolare per cui siamo ubicati nell'impianto della palazzina dell'emergenza, quindi del pronto soccorso, ma non è forse il nostro posto definitivo. Però al tempo stesso avere dei posti di subintensiva in un reparto comunque di clinica, ed è quella l'intenzione nostra e della dirigenza, ci mette una condizione però di essere equidistante e forse
più vicino all'emergenza di quanto lo potremmo essere nei riguardi della clinica. Le risorse tecnologiche ci sono. Il punto dolente resta il capitale umano. E questo è qualche cosa che ha investito tutta l'Italia. Sappiamo bene che le scuole di specializzazione davano 4-5 posti all'anno per la pneumologia e più o meno qualcosina in più per i rianimatori. Quindi di specialisti in giro, formati, adatti alla cura di una malattia così complessa come la polmonite da Covid, ce n'erano poi tantissimi. Pensi solamente che da quest'anno i posti nelle scuole di specializzazione per i pneumologi sono più che triplicati. Certo. Quindi ad oggi credo di poter dire con assoluta sicurezza che i posti di pneumologia sono quelli in numero maggiore rispetto alle altre specialità, forse solo anestesia e rianimazione agli stessi numeri. E la carenza quindi di queste figure professionali ha determinato il ricorso a tutta una serie di concorsi che sono stati banditi, ovviamente non solo in Campania ma in tutta Italia. E alla fine ci siamo accorti che il numero dei partecipanti era praticamente sempre lo stesso e che i colleghi partecipavano a più concorsi, per cui tu ti ritrovavi 30-40 domande, ma quelli che effettivamente poi partecipavano erano 7, 8, 9. In effetti i colleghi si sono spostati scegliendosi il luogo, l'ospedale, le persone con cui lavorare. E questo ha determinato sicuramente una problematica molto importante nei nostri reparti. Lei pensi che a giorni il Cardarelli, che pur ha tanti medici pneumologi arruolati, praticamente espleterà un nuovo concorso che sulla carta è per 6 posti e tra marzo e aprile il Monaldi espleterà un ulteriore concorso per prendere nuovi pneumologi, che in pratica non ci sono. Al concorso di Benevento a cui ho partecipato come commissario, a parte 4-5 colleghi specialisti, la stragrande maggioranza erano degli specializzandi del terzo anno, neanche del quarto anno di specializzazione. Quindi direi che tra le tre cose, logistica e risorse tecnologiche, sicuramente la nota dolente è il capitale umano, ma credo di dire qualcosa che è talmente lampante. Non penso ci sia uno dei miei colleghi che possa dire di essere soddisfatto in questo momento per quanto riguarda la dotazione in uomini nei propri reparti. Siamo tutti affamati, ci uccideremmo per prenderci un medico l'uno dall'altro, quindi questa è l'unica nota dolente ed è lo spartiacque tra la possibilità di aprire più posti letto o meno. Crede che questo sia legato principalmente anche alla paura che si è generata in questo periodo e quindi gli specializzandi sono frenati dal cercare di portare avanti questi studi? No, gli specializzandi sono tutti molto eccitati dal poter lavorare. Forse l'unico problema per questi giovani a cui io da vecchio tutore dei ragazzi della specialistica auguro ogni fortuna, l'unico problema che hanno è che senza un minimo di gavetta sono stati catapultati, però questa è una patologia, un'emergenza che insegnerà loro tantissime cose, quindi probabilmente avremo degli specialisti o dei medici molto formati ad un'età inferiore rispetto al passato. No, loro sono molto, anzi hanno un'enorme voglia di
come si dice, di menare le mani, di buttarsi nella mischia. Io devo dire che ho visto, per quanto riguarda la specialità di pneumologia, rianimazione, non ricordo di medici che anche all'inizio, quando tutti avevano paura che si fossero, che si siano tirati indietro, tutta gente molto desiderosa di partecipare, di rendersi utile, sono stati, devo dire, molto bravi, sono stati e sono molto bravi. Abbiamo menzionato en passant il Covid, che purtroppo è una realtà che stiamo vivendo e chissà per quanto tempo continueremo a vivere. Quali sono le differenze che lei da professore, da primario, ha individuato nel trattamento di polmoniti tradizionali rispetto a quelle provocate dal Covid? Ma guardi, la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente questa. La polmonite tradizionale è numericamente, molto più frequentemente, una polmonite batterica. Come tale si esprime molto spesso con quella che viene definita la polmonite franca, lobare, molto spesso accompagnata da versamento pleurico, una patologia acuta, una patologia importante, terza causa di morte ospedaliera, ma che nella stragrande maggioranza dei casi non si accompagna a una grave insufficienza respiratoria. Quindi è un paziente che va molto attenzionato, va trattato nel modo giusto. Ci sono delle linee guida molto precise, utili, ottime per trattare la polmonite acquisita sul territorio, quella ospedaliera, quella da ventilazione, ci sono vari tipi di polmonite. La polmonite da Covid è quella che noi in gergo definiamo una polmonite interstiziale, cioè che colpisce l'interstizio, la parte cosiddetta di supporto del polmone profondo. È come se noi avessimo l'intelaiatura del polmone sulla quale poi si appoggiano gli alveoli che permettono la respirazione. Questa polmonite interstiziale, quando è molto diffusa, cioè quando viene colpito buona parte dell'interstizio, va ad interagire con quella che è la capacità dei gas respiratori di attraversare la membrana alveolo-capillare. Quindi abbiamo, nel caso del Covid più specificamente, abbiamo dal lato una situazione di infiammazione, di edema della parte alveolare, quindi del polmone, e questo già di per sé rappresenta una barriera al passaggio dei gas, in particolare dell'ossigeno, che diffonde meno bene dell'anidride carbonica. Dall'altro lato della membrana abbiamo poi scoperto, quindi dalla parte del flusso ematico, la presenza di questi fenomeni trombotici che alterano anch'essi il passaggio dei gas. Quindi noi abbiamo una situazione che da un lato riusciamo a trattare male dal punto di vista di farmaci specifici per le polmoniti franche, batteriche, abbiamo a disposizione degli ottimi e specifici antibiotici, cosa che non abbiamo per i virus. Dall'altro lato ci troviamo di fronte a questa difficoltà di passaggio, enorme difficoltà di passaggio dei gas e quindi di ossigenazione del sangue, e questo si tramuta in una grave insufficienza respiratoria. Quindi la differenza, direi che essenzialmente è questa qui: nel trattamento della polmonite da Covid noi dobbiamo essenzialmente trattare, quando appunto c'è la polmonite, perché per fortuna non c'è sempre, dobbiamo trattare una grave, grave forma di insufficienza respiratoria che sfocia quasi sempre nella RDS, cioè nella forma di insufficienza respiratoria acuta e più grave che esiste al mondo e che, direi, in una enorme percentuale di casi è purtroppo mortale.
In questo preciso momento noi ci troviamo di fronte a quella che si prospetta essere un'ulteriore ondata di Covid, almeno da quanto descritto dai dati dell'unità di crisi qui in Campania. Che cosa è effettivamente cambiato dalla scoperta del Covid ad oggi? In termini epidemiologici o in termini di cura, di un po' di tutto? Guardi, direi che noi dobbiamo sicuramente distinguere due periodi. Noi abbiamo avuto il primo periodo quando il mondo era assolutamente impreparato ad affrontare una patologia di questo tipo. In tutti i sensi era impreparato. Cosa non meno importante è che noi conoscevamo poco della malattia. Tutte le nostre convinzioni si basavano sulla SARS-CoV, diciamo una, quella, la SARS del 2003, e che era meno trasmissibile di quella attuale, ma più mortale, con una serie di alterazioni polmonari di conseguenze che poi abbiamo scoperto essere in definitiva diverse da quelle dovute al Covid-19. Sulla scorta di queste convinzioni abbiamo trattato il paziente in un certo modo. Il concetto non era sbagliato ed è attuale anche oggi, cioè la malattia ha una prima fase che è quella della virosi, sì. Quindi in questo caso dobbiamo trattare il paziente nel senso di cercare di abbattere la carica virale. C'è una seconda fase che è quella dell'infiammazione, che spesso viene definita della tempesta citochinica, che è poi quella che porta alle conseguenze peggiori, soprattutto sul polmone, che ricordo è il sito di attacco del virus, che si lega al recettore ACE2 che è presente sulle cellule, sui pneumociti polmonari. E questa tempesta citochinica comporta, come dicevo, conseguenze gravissime a livello polmonare. E in questa fase quindi è più utile trattare dal punto di vista del trattare la patologia con farmaci antinfiammatori e anche con l'uso di eparina per cercare di tenere sotto controllo i fenomeni trombotici a livello alveolo polmonare in altri distretti. Se poi interviene l'insufficienza respiratoria, si passa all'assistenza respiratoria con la ventilazione meccanica non invasiva, che è quella che si fa nel mio reparto, fino a quella invasiva, che è quella che si fa in terapia intensiva, dove il paziente viene intubato. Quindi questo concetto resta uguale. Ci sono però delle forti differenze. Innanzitutto noi come Regione Campania non abbiamo avuto un grande afflusso di pazienti, ricordo gli sfottò dei colleghi del nord, sì. Perché loro avevano veramente una grave emergenza e c'era gente che pensava che noi avessimo fatto gli scongiuri di notte, per cui l'epidemia non arrivava da noi. Quindi noi abbiamo trattato, anche io ho trattato con i miei collaboratori, abbiamo trattato un discreto numero di pazienti anche a febbraio-marzo, però ricordo che bastava essere positivi per arrivare in ospedale, quindi sì. Non tutti i nostri pazienti erano in gravissime condizioni. Quello che è successo poi dopo, nel più recente passato, è che abbiamo capito che i pazienti asintomatici, pauci sintomatici, devono essere trattati a caso, non devono arrivare negli ospedali, e questo ha fatto in modo che, complice la vera ondata che noi abbiamo avuto, quindi con numeri molto molto simili a quelli della Lombardia, quindi da un lato una grossa quantità di casi associata al fatto che in ospedale non arrivavano più i pauci sintomatici ma solo i sintomatici, ha fatto sì che noi ci siamo trovati di fronte a pazienti di moderata, grave intensità per quanto riguarda l'assistenza, e quindi abbiamo toccato con mano quello che i colleghi avevano già vissuto. Quindi
Direi che grandi differenze dal punto di vista terapeutico, se non avere delle certezze sull'uso del cortisone, dell'eparina e una serie di fatti tecnici che sono stati molto utili su come affrontare la ventilazione di questo polmone, non ci sono grandi differenze terapeutiche. Quello che c'è stato di enormemente differente è il tipo di paziente che è arrivato nel nostro ospedale, molto più grave da trattare e che purtroppo tante volte non ce l'ha fatta. Si trattava in questo caso di pazienti già con malattie croniche o semplicemente risultati positivi? Ma guardi, io mi ero portato qualcosina proprio giusto per... ci sono delle patologie, dei fattori... delle patologie concomitanti o comorbidità, come le vogliamo trattare, come le vogliamo definire, scusi. E indubbiamente, vede, tutti i soggetti che hanno un'immunodeficienza, o perché trattati con chemioterapia per il cancro, o perché fanno terapie biologiche o cortisone ad alto livello, ad alti dosaggi. Le malattie croniche, come esempio il diabete, alcune malattie cardiovascolari, l'ipertensione quindi, l'obesità e poi è stato proprio definito come uno dei fattori più importanti la BPCO, sì, più dell'asma bronchiale. Quindi tutti questi pazienti hanno un rischio di ammalarsi di una malattia grave da Covid molto più elevata che la popolazione che non ha queste patologie. Avere la BPCO significa avere circa 5 volte più di un soggetto che non ha questa patologia la possibilità di ammalarsi di una polmonite grave da Covid. Quindi è chiaro che chi sviluppa una malattia grave, una polmonite grave, ha una possibilità di morte notevolmente superiore. In linee generali sappiamo un po' tutti che soggetti giovani in buone condizioni di salute non si ammalano gravemente da Covid, ma questo è anche quello che succede per le polmoniti tradizionali. Sono le classiche patologie che affliggono le età estreme della vita o i soggetti che sono portatori di problematiche, soprattutto queste patologie croniche di cui parlavamo prima. La BPCO è una di quelle che viene stata proprio individuata a livello mondiale come una delle patologie che, ripeto, più frequentemente possono dare una malattia grave. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Abbiamo menzionato la BPCO, per quanto riguarda invece malattie, se così si possono definire, come ad esempio l'asma? Ma guardi, la patologia bronco-ostruttiva, cioè caratterizzata da questa alterazione funzionale che è l'ostruzione delle vie aeree, quindi la difficoltà del passaggio di aria
attraverso queste vie aeree, soprattutto nella fase espiratoria. Dicevo, le due vere patologie che costituiscono, che danno luogo all'alterazione funzionale broncostruttiva, sono l'asma bronchiale e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Sono entrambe delle patologie croniche. Noi non siamo in grado di curarle, di guarire queste patologie. Siamo in grado di curare, di trattare, di attenuare i sintomi che danno. E oggi abbiamo a disposizione una quantità di farmaci che sono molto, molto utili, anche molto efficaci. Però chi ha una patologia del genere sa che ce l'avrà per tutta la vita. E questo comporta una serie di problematiche molto, molto importanti. In particolare la BPCO è quella più legata, come dicevo prima, ad una malattia da Covid importante. Per l'asma bronchiale gli studi dicono che la forma allergica non sembra essere in grado di... non ha almeno questa associazione significativamente evidente dal punto di vista statistico, mentre l'asma non allergico è quello che invece si comporta un po' come la BPCO. Questi pazienti hanno sofferto terribilmente e stanno ancora soffrendo in questo periodo, perché tutti quelli che hanno patologie croniche hanno bisogno di interfacciarsi con lo specialista, con le strutture sanitarie, ovviamente molto più spesso, vanno monitorati. L'asma bronchiale è una patologia che in alcuni casi è tremenda, perché quando arriva all'accesso il soggetto si trova veramente nell'impossibilità a volte di respirare. La patologia è più insidiosa, ma brutale anche nella BPCO, perché al contrario dell'asma, dove la malattia ha degli accessi, ma nelle fasi intercritiche, okay, il paziente può stare benissimo, può essere perfettamente normale. La BPCO è caratterizzata da una limitazione al flusso nelle vie aeree che è persistente, è costante, per cui non c'è un solo istante della vita di questo soggetto nel corso del quale lui non senta la dispnea o un'alterazione legata alla malattia. E quindi loro hanno bisogno di interfacciarsi con noi specialisti, con gli specialisti del territorio, e indubbiamente la pandemia non ha consentito questa cosa. Inoltre, ben essendo consci della loro patologia, indubbiamente hanno sofferto e soffrono anche dal punto di vista psicologico, perché hanno più paura di ammalarsi, hanno in definitiva più paura di morire. Quindi questo è un aspetto di cui dobbiamo tenere conto sicuramente. Da questo punto di vista c'è la possibilità di prevenire, per così dire, l'aggravarsi dello stato di salute di questi pazienti? Questi soggetti hanno, innanzitutto devono prendere tutte le precauzioni che prendono i soggetti normali o i diabetici, cioè sotto questo punto di vista non ci sono delle differenze, cioè quello che diciamo sempre: mascherina, evitare assembramenti, lavarsi spesso le mani, vaccinarsi, quindi non ci sono grandi differenze. Non ci sono dei farmaci o delle possibilità di prevenire oltre a questo, questa generica prevenzione, non ci sono delle cose specifiche per il BPCO, se non delle raccomandazioni che vengono dalle società scientifiche, sia per l'asma che per la BPCO, e le quali raccomandazioni sono: non smettere di fare terapia, mai, non smettere di fare terapia. Gli steroidi si possono prendere, anzi si devono prendere, spengono l'infiammazione, sono dei farmaci antinfiammatori, quindi continuare sempre la terapia, non smetterla mai. A volte il paziente si sente un po' trascurato o sta meglio qualche giorno e quindi decide di sua sponte di non assumere più farmaci. Questo non si deve fare, cioè comportarsi come per tutte altre patologie croniche, per esempio l'ipertensione arteriosa, cioè prendere la pillola tutti i giorni, per i soggetti asmatici con BPCO fare la terapia tutti i giorni, e naturalmente
cercare, laddove è possibile, di, anche se a intervalli di tempo maggiori, di ricorrere allo specialista per una verifica, una valutazione dello stato di salute. Da questo punto di vista la comunicazione è efficace, è semplice e avete dato anche un supporto psicologico, suppongo, a questi pazienti, anche da medici. Ma guardi, questo è un problema molto importante, quello della la depressione è sicuramente una malattia ormai assodata, è una patologia che funge da comorbidità nella BPCO in particolare. Contrariamente a quello che si pensa, affligge soprattutto le giovani donne, quindi non persone molto anziane, giovani donne, e in alcuni casi rende la qualità di vita, in molti casi la qualità di la depressione è una malattia spaventosa, aggrava notevolmente la qualità di vita di pazienti che già non hanno un'enorme possibilità di fare una vita normale, quindi è un aspetto di cui dobbiamo tenere conto anche per cercare di aumentare la compliance di questi soggetti, cioè l'aderenza alle terapie, ai programmi terapeutici che noi diamo. Però se dovessi dire che abbiamo dei programmi apposta per questo, non mi sento di... non ci sono. Quindi è un po' legata alla nostra sensibilità, però direi che in alcuni casi ci vorrebbe sicuramente l'aiuto di un professionista. Per quanto riguarda invece, abbiamo affrontato insomma il percorso delle persone con malattie croniche, quindi tutta la discussione sulla BPCO, l'asma bronchiale e così via. Per coloro che invece non presentano delle malattie croniche, da questo punto di vista, la probabilità di morire è più alta o meno? No, per chi non ha malattie croniche, dicevamo prima, ci sono dei fattori di rischio assodati per l'infezione da Covid. Li ripeto brevemente: obesità, ipertensione, malattie cardiovascolari, malattie croniche come il diabete, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e tutti i casi in cui o la malattia è legata ad una immunodeficienza oppure le nostre terapie hanno indotto uno stato di immunodeficienza. Direi che sicuramente questo gruppo di soggetti, che probabilmente nella nostra società poi non sono, nelle nostre società non sono neanche poi pochi, ci sono tanti ammalati oggi che la moderna medicina riesce a trattare, quindi non fa morire, ma che però rende ammalati cronici in qualche modo. Quindi questi soggetti sono sicuramente, assieme ai soggetti molto anziani, quelli più esposti al Covid e per i quali si fa appunto, si sta cercando di porre tanta attenzione, tanto è vero che nei programmi di vaccinazione stiamo preferendo proprio questi pazienti, così come abbiamo fatto per il servizio, per i componenti del Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo menzionato le problematiche relative all'immunodeficienza poco fa. Da questo punto di vista, nella prevenzione delle infezioni da Covid è stato indicato l'utilizzo di immunostimolatori o immunomodulanti. La sua opinione a tal proposito? Ma guardi, questo è un tentativo che viene fatto da moltissimi anni, quello di stimolare l'immunità di soggetti affetti da malattie croniche, mi riferisco a quelle che conosco meglio, quelle dell'apparato respiratorio, e quindi in particolare soggetti appunto con broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma bronchiale, ma anche altre patologie come le bronchiettasie o alcune forme di la fibrosi cistica, eccetera. I dati scientifici non sono certamente a favore di una di farmaci di questo tipo. Io personalmente non ne ho avuto mai una grande fiducia.
E nel Covid, che io sappia, non esistono farmaci in grado di aumentare questa capacità di... Tant'è vero che noi, quello che facciamo, che si cerca di fare per abbattere la carica viremica è di dare una capacità di contrasto al virus da parte del nostro corpo, è quello di utilizzare ad esempio il plasma iperimmune oppure di utilizzare gli anticorpi monoclonali. Queste sono terapie un po' diverse dai cosiddetti immunostimolatori, sono delle terapie effettrici, e sebbene non sempre risolutive, anche nel mio reparto abbiamo usato, credo almeno una decina di volte, il plasma iperimmune, e i risultati non sono sempre stati soddisfacenti, probabilmente non ancora, o forse solo oggi si sta capendo in quale stadio della malattia poter utilizzare queste terapie. Io credo che non ci siano oggi dei farmaci in grado di determinare un potenziamento dell'immunità dell'individuo nei riguardi di queste infezioni. E per i vaccini invece abbiamo Reitera, Takis, AstraZeneca, sono varianti di uno stesso vaccino oppure ognuno di questi serve per una determinata patologia? No, io non sono un immunologo, quindi le dirò quello che ho letto, che cerco di apprendere quotidianamente. Alcuni vaccini, come per esempio quello Pfizer, sono dei prodigi della biologia, della tecnobiologia, e perché si distinguono da quelli vecchi, o tra virgolette detti vecchi, che erano basati sull'uso di virus attenuati, quindi di virus non patogeni che però stimolavano immunogenicamente il nostro organismo a produrre degli anticorpi specifici, perché questi virus contengono queste piccole molecole, l'RNA messaggero, l'mRNA, il quale è in grado di produrre determinate proteine, quindi di penetrare in una, nel nostro sangue, di indurre specificamente una stimolazione antigenica, come tutte le molecole mRNA, fatto il proprio dovere, viene metabolizzato, allontanato. Sono dei siti che danno propongono delle difficoltà, nel senso che, come sappiamo tutti, vanno conservati a una certa temperatura, però sono anche molto agili, sono molto utili, nel senso che dovessimo capire che alcune varianti non vengono protette dal sito attuale, o almeno quello che mi viene detto dai miei colleghi che se ne occupano, noi modificando l'mRNA, quindi non in tantissimo tempo, noi possiamo produrre un siero che sia invece molto attivo nei riguardi di queste cosiddette varianti. Pfizer, le posso dire quello che sappiamo un po' tutti, Pfizer credo abbia una possibilità di immunizzare che sia leggermente superiore al 95%, anche quello di Moderna dovrebbe essere così, adesso si stanno affacciando questi nuovi, sì. Quello russo, si parla molto molto bene, quello di Johnson & Johnson, che dovrebbe arrivare da noi in Italia, ma se siamo in una situazione molto grave, se noi operiamo in maniera molto intelligente e utilizziamo i farmaci ad alta immunogenicità come quello di Pfizer per andare a bloccare la trasmissione laddove è molto utile bloccarla, o laddove i soggetti sono molto esposti perché anziani o perché hanno quelle famose malattie di cui parlavamo, è chiaro che bloccando la trasmissione in tutta questa fascia di popolazione, un soggetto sano, che ha una fascia di età tra i 20 e i 50, 60 anni, ma che sta bene, si può anche vaccinare con quello di AstraZeneca, che ha una copertura dell'85%, perché abbiamo ridotto la trasmissione nei soggetti deboli, l'abbiamo ridotta in generale,
bloccarla in questi soggetti vuol dire che anche chi poi, come può capitare, si ammala, avrà una malattia più banale, sicuramente non... Quindi io mi farei vaccinare anche con AstraZeneca, senza ombra di dubbio. Ok. La problematica del Covid, abbiamo detto in partenza, insomma, ha velocizzato anche dal punto di vista tecnologico l'arrivo di materiali, di strumenti. Crede che il Covid da questo punto di vista abbia potuto creare anche nuove procedure? Ma io direi sicuramente no, non nuove, non riesco ad immaginare delle nuove, però è chiaro che stiamo parlando di un'enorme tragedia che è costata e costerà la vita a tantissime persone. Quello che è arrivato in termini di tecnologia, ma anche di conoscenza del trattamento dell'ARDS, di questo particolare tipo di ARDS, sicuramente però resterà nel nostro bagaglio esperienziale e terapeutico, e servirà per trattare, quindi non nuove procedure, però un know-how che può essere molto importante e che ci renderà sicuramente più forti nel caso, come qualche esperto dice, dovessimo in futuro avere nuove epidemie, pandemie di questo tipo. Questa è stata la sua prima vera esperienza del genere? Ma sì, ma come per tutti, credo. Per fortuna siamo un paese che non ha avuto la guerra negli ultimi 70-80 anni, quindi a dire la verità io speravo di farla franca, e invece purtroppo è capitata questa cosa, e sicuramente dal punto di vista lavorativo non c'è paragone con quello che abbiamo vissuto tutti noi prima. Ci sono stati momenti di grande disperazione, perché quando si è presentato questo mostro, noi eravamo assolutamente impreparati, eravamo anche impreparati a questo tipo di emergenza, alla continuità, alla potenza con cui si è presentato. Quindi non si è trattato di far fronte alla spinta, a uno tsunami che è arrivato, ha spazzato via tutto, ma poi mano a mano quest'onda è continua, ci minaccia ancora, quindi tutto il personale, tutti noi siamo molto stanchi, siamo molto provati, è vero, ci siamo un po' abituati a questi turni massacranti, però cominciamo a sentire questa fatica. Il fatto di essere utili ci fa andare avanti. Devo dire che nel mio reparto si respira un'area che mi piace molto, c'è gente molto competente, ma si riesce a sorridere, e mi piace molto come trattiamo i nostri pazienti, che cerchiamo di non essere tanto tecnici o solamente tecnici, quindi c'è ancora questo grosso spazio per l'interlocuzione, per parlare con loro, però abbiamo assistito e stiamo assistendo a scene molto grande disperazione. Questo, mentre vai avanti, lascia sicuramente un segno. Credo che ognuno di quelli che come me in questo anno ha lavorato possa raccontare decine di episodi veramente molto toccanti che ci sono capitati e che credo capiteranno ancora, però indubbiamente non c'è niente dal punto di vista lavorativo nella mia vita di lavoro che sia paragonabile a questa esperienza. Tra le decine di episodi che ha appena menzionato, ce n'è uno che l'ha particolarmente segnata? Guardi, ce ne sono tanti, però quello che mi hanno toccato di più è stato quando abbiamo avuto, ed è purtroppo capitato più di una volta, parenti nel reparto.
cioè quando contemporaneamente abbiamo avuto il ricovero di padre e figlio, marito e moglie o fratelli, e il caso ha voluto che in una buona percentuale di casi uno dei due non ce l'ha fatta. E quindi sapere che a distanza semmai di una stanza, divisi da una parete, c'era un padre che non ha potuto vedere il figlio o viceversa, è stato qualcosa che ci ha toccato moltissimo, insomma, mi ha toccato moltissimo. E la cosa peggiore di questa malattia è che muori senza avere i tuoi affetti intorno, e quindi proprio per questo noi operatori sanitari siamo chiamati ancora di più a esprimere anche questa parte del nostro lavoro, che è quella della compassione, della vicinanza, perché non tante volte, sempre, il paziente finisce con uno di noi davanti, non certamente come succede normalmente con i propri familiari. E quindi, ripeto, questo è un peso che poi a lungo andare ti rosicchia un po' dentro e non ti lascia proprio benissimo. Da questo punto di vista ha difficoltà, ha paura, se così possiamo dire, di poter vivere ancora questi momenti, o spera che insomma non ci saranno? Ma io spero che non ci saranno, ovviamente. Non è, ripeto, sono esperienze umane difficilissime. Il paziente, quando si ammala di Covid, già la stessa parola, il senso di ansia che deriva da quello che abbiamo vissuto, se lei ricorda il bollettino che si faceva nei primi tempi, era qualcosa di straziante, avevamo tutti la sensazione di qualcosa che ci avrebbe ammazzato tutti, c'era un po' questa. Quindi l'ammalato di Covid è anche un ammalato che ha questo senso della morte. Quando va incontro alla polmonite, all'insufficienza respiratoria, entra in uno stato d'ansia, di agitazione, di paura, che è veramente difficile da trattare. Quindi, ripeto, noi veramente vediamo quotidianamente delle cose che sono molto molto toccanti, quindi non vediamo l'ora di non vederle più, naturalmente. Professore, io la ringrazio perché ha risposto ad ogni mia domanda con il cuore e con gli occhi anche lucidi, devo dire. E la ringrazio perché comunque mi ha permesso anche a chi è a casa di rispondere a delle domande che sono quotidiane, che ormai sono entrate a far parte della nostra vita. Quindi grazie. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di raccontare anche delle cose che mi riguardano personalmente. Spero che veramente che tutto finisca presto, che l'ospedale di Caserta ritorni a fare quello che è la normalità, e mi auguro di poter dare risposta a tutti quelli che soffrono o soffriranno di patologie respiratorie nel futuro. Grazie. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre di mercoledì. Arrivederci.